E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Matt. Ragazzi, volevo augurarvi una buona estate. Finalmente niente scuola. Attenzione, io do un augurio anche ai maturandi perché molti dei miei amici stanno facendo l'esame di maturità, la matura, e quindi in bocca al lupo a voi. E niente ragazzi, spero che abbiate visto un po' i saldi che ci sono stati su Steam. Io ho avuto modo di prendere due giochi, uno Ganglet, se non sbaglio si chiami, e l'altro è ovviamente Outlast. Ragazzi miei, Outlast, l'ho trovato a 5 euro su Vergiù con il DLC di Whistleblower a 2,99 euro. Ho detto, siccome sto aspettando Outlast 2, voglio addentrarmi nel mondo di Outlast perché l'ho visto poco e niente. Ho detto, io ci devo giocare a sto gioco, mi devo cacare addosso. E già so che mi cacherò addosso. Quindi io vado a mettere le cuffie, così mi immergo. E nuova partita 3, 2, 1, si parte. Ah, è normale che già normale è veramente dura. Siamo Miles Upshur. Andiamo, andiamo. A me leggere sta sul cazzo. Stiamo andando nel manicomio. Grafica non è malaccio, ma non è neanche il massimo. So che però Outlast 2, perché ho visto la demo, è molto figo di grafica. Siamo al manicomio di Mount Massive. Disco radio non c'è qua? Siamo arrivati. Per scendere che c'è da fare? Ok, si è guardato un attimo attorno prima di scendere, dice, vediamo cosa succede. Ok. Devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico. Per me quelli possono andare a fare in culo. Bello. Lì dentro succedono cose orribili, non riesco a capire, anzi non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli della Markov fanno i soldi, devono saperlo tutti. Bene, chiudiamo, grazie. Le pile e la videocamera. Night vision. E mo si incomincia a registrare a 60 fps. Ok, funziona tutto. Dai, su, 3 ore per scendere. Ragazzi, ammiriamo il fuori perché è l'ultima volta che lo vedremo. L'obiettivo è un aggiornato taccuino del reporter e contiene anche le tue note e i documenti raccolti. Ok, documenti, note e reporter, ok. Il cancello si è chiuso da solo, grazie. È molto suggestivo. Un tramonto, sarà l'ultimo tramonto che vedremo in sto gioco, mi sa. Perché tutto il gioco andrà dentro sto posto. Apriamo qua, per sollevare la videocamera, premi RB. Evento registrato. Ok. Ah, ecco come si corre, raga. Con LB si corre. Ecco fatto. Io sono entrato da qua, tutto documentato. Io mi sto cacando in mano. Perché in tutti i videogiochi ci vuole 30 anni per salire una scala? Sali. Perché c'è sta canzone brutta? Perché c'è sta canzone brutta? Madonna.
Comunque i giochi stanno diventando più paurosi dei film, ragazzi, questo è un gran passo avanti. C'è un videogioco che batte un film. Porco 2, orco 2, orco 2. Orca puttana, già si incomincia, ragazzi. Madonna. Madonna. Già si incomincia. Porco 2, i brividi sono venuti, ragazzi, i brividi. Ah, così l'apro piano, perfetto. Ah, siccome la devo lasciare aperta un attimo, faccio un filmino. Giochiamo? C'è tempo di videogiocare, andiamo avanti. Documento trovato. Andiamo avanti. Orco 2. Orco 2, ragazzi, mi sto cagando in mano. Mi sto cagando in mano, mi sto cagando in mano, orco 2. Allora, dove dobbiamo andare? Qua sopra. Ovviamente seguiamo il sangue. Prima di andare sotto premendo A. Vai. Orco Giuda, che cazzo è questo stronzo? Già incomincia, eh? Ho visto uno là. Orco 2! Porca puttana! Minchia, sto sudando! Raga, mi sto cagando addosso! Che cazzo è? Oh, amico! Metti le pile, muoviti. Io vi dico solo che sono le 2:30 di notte, ragazzi, qua, eh? Che sto registrando le 2:30 di notte. Sono coraggioso, ma mi sono veramente cacato in mano prima. Orca puttana! Che cazzo è questo? Porco 2, dottore pazzo questo. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Mi fate la telecamera e costa un fottio di soldi, eh. Fuggi dal manicomio, accedi i comandi della sicurezza a sbloccare le porte. Sì, fuggi, come no?
Porca puttana, raga. Minchia, raga, non sto parlando perché mi sto cagando in mano. Sto veramente cagando sotto. Questi che cazzo so? Sono gli esperimenti? Scappiamo, raga. Non mi piace sto posto, scappiamo. Ah, da qua, raga. Orca puttana, ho visto uno qua dentro io. Porca puttana. Minchia, con furia l'ha presa proprio, cioè prendi e scappa. Porca puttana. Lo sapevo io. Via, 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 via. Quello è buono, raga, non è cattivo. Però io chiudo la porta, non lo voglio più vedere. Scappamo, scappamo. Madonna mia, lo sapevo che mi doveva saltare addosso quello lì. Affanculo, va. Andiamo via. Ora, dopo che sblocco sta porta, ci sarà quello stronzo sicuro, va. Tanto me la chiudo la porta, non si sa mai. Io sono entrato qua dentro, documentiamo un poco. E ora ci mettiamo la tastiera. Prompt dei comandi e via. Cracchiamo il sistema. Meno male che sono un informatico. Orco 2. Merda. Subito, subito, subito. Porco due. Vai via, via da qua. Porca puttana. Dai, vai via da lì, porca puttana. Lo sta qua mezz'ora. Via, 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 via. Non so se mi ha visto, non lo so. Madonna. Dio, che vita di merda. Vedo un cazzo. Poi io faccio esattamente che quello che cazzo vogliono loro, perché mi mandano qua apposta. La madò, ho due pompe da attivare. Qui c'è un generatore. Porca puttana, via. Dove mi nascondo?
Raga, li metto qua. Non so se è una buona idea. Orco tu! Signore, ti prego, signore, ti prego, signore, fa che non mi trovo, signore. Porca puttana. Signore, fa che non mi trovi, signore. 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 No, no, vattene. Vattene. Brutto grattaccio. È un tizio un po' cresciuto questo. Che qua sfondato la porta quello là. Che l'ho appena cambiata la batteria, cazzo. Ah, cazzo, devo attivare anche quella merda. Cazzo, devo attivare quella pompa lì, dove cazzo era? Qua non c'è. Se riesco lo chiudo dentro. Porca puttana. Un po' di tempo, vediamo un po' dov'è questa cosa. Non so se forse di qua, boh. No, da qua dove sono entrate. Allora, Matt, vai veramente piano e deciso sui movimenti che fai, perché ce l'hai quasi fatta. Non puoi sbagliare ora. Nasconditi qua, risparmia batterie. Insomma, mi ha rotto i coglioni veramente. Già che sono stanco. Porco due, via via, corri, 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 corri. Aia. Ti pareva? Porca puttana. Guarda che sono stupidi. Minchia, uno spazio così piccolo. No, no. Minchia, siamo salvati a culo qua. È pericolosissimo sto stronzo. Proprio pericoloso. Questa è chiusa. Vai, 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 corri, 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 corri.
Vai via, 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 corri, corri subito bello, a gambe proprio. Che vita di merda questo qua, oh. Via. Ragazzi miei, salviamo e usciamo. Che esperienza, non ci avevo mai giocato un gioco così, oh. Minchia, ho pure comprato i DLC. Madonna, madonna. Pesantuccio, pesantuccio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io ovviamente cercherò di portarvi tutta la storia perché da solo non me lo gioco, sarei pur certi, quindi porto tutti i video che faccio su Outlast sul canale. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e commentate. Io ho tutti i capelli sparsi tra sudore e ansia. Lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!